No, no, ma... Vabbè, devo fare il vlog proprio. Britney Spears. Britney Spears, perché non facciamo un vlog con Britney Spears? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono Favij e oggi siamo in un nuovo fortunatissimo vlog. Prima di cominciare ragazzi, partiamo con la fanart della settimana. Come al solito, la fanart della settimana è stata vinta da... Questo gesto è bellissimo. È stata fatta da Laura, che ha fatto questo disegno, che credo, spero sia un disegno, perché sennò sei un fenomeno. Non ho mai avuto i capelli così ordinati in vita mia, bravissima. Comunque ragazzi, partiamo col vlog di oggi che... Allora, prima di cominciare, volevo soltanto dirvi, perché mi avete fatto tutti questa domanda: ma Fabi, ma perché c'hai un preservativo sul dito? Questo. Il dito ragazzi è a posto, solo che mi hanno messo, ce l'ho da tipo un paio di settimane, questa cosa qui. Ve lo dico perché mi sono arrivato un sacco, cioè sembra che io sbatta il dito ovunque, che lo debba fasciare ogni volta. Non sono così scemo, cioè ci vado vicino, però non così tanto. Ci sono un sacco di robe che sono successe durante la settimana ragazzi. Una in particolare: dovevo parlare fuori dalla videocamera guardando tipo come se fossi intervistato. E la frase che dovevo dire era questa: no, non gli porto rancore per come ha parlato di Game Therapy, perché è uno youtuber che fa recensioni. Ho già sottoposto la questione all'agente 47 e se la vedrà con lui. Era la frase da dire. Vi lascio il pezzo dove io tento di dire questa frase, perché non ha senso, non riesco a dirlo, mi viene da ridere, tipo... Ma lei porta rancore Victor Laszlo per come ha parlato di Game Therapy? No, non porta ancora Victor per come ha parlato di Game Therapy. Che era agente 47. Ah, a chi lo fanno fare l'agente 47? A chi lo fai fare l'agente? Un pelato. A chi è? A chi? Chi a Sinergo. Tu non sei pelato sicuramente. A Sinergo. Sì. Ma lei porta ancora Victor Laszlo per come ha parlato di Game Therapy? No, non porta ancora Victor per come ha parlato di Game Therapy. Tanto... Minchia, ho già sottoposto la questione, vai. Ma lei porta ancora Victor Laszlo per come ha parlato di Game Therapy? Aspetta, sto guardando la scrivania a caso. Ma lei porta ancora Victor Laszlo per come ha parlato di Game Therapy? No, non porta ancora Victor per come ha parlato di Game Therapy. Diciamo che ho già sottoposto la questione all'agente 47, se la vedrà con lui. Ma sembra che parli da solo. Sto parlando da solo. Che cazzo ne so? Ma perché... non devi parlare con un intervistatore. Sì. Però stai... Sto puntando lì, boh, che ne so. Allora guardo te, dai, guardo te. Ma lei porta ancora... Cos'era? Ma lei porta ancora Vittorio per... Sì! Ok. Ma lei porta ancora... Sto ridendo, aspetta! Fammi vedere di ridere. Minchia, sta roba la metto in un vlog, fa troppo ridere. Aspetta. Ma lei porta ancora... No, aspetta, adesso non riesco più a non ridere. Quando io inizio a ridere, non riesco a non ridere. No, non ce la faccio. Dai. È morto un cagnolino. È morto i cani. Fammi immergere un cane morto. Ma lei porta ancora Victor Laszlo per come ha parlato di Game Therapy? No, che non porto ancora Victor per come ha parlato di Game Therapy. Tanto ho già sottoposto la questione all'agente 47. Se la vedrà con lui. Sì! Era solo questo! Sì! Tra l'altro ragazzi, uno di questi giorni abbiamo passato una giornata in famiglia con tutti i cugini, perché era Natale. Abbiamo fatto una foto tipo questa qui, artistica, che ho caricato su Facebook, che siamo tutti cugini insieme, più mio padre. E mi hanno scritto tutti la stessa cosa: Fabi, ti vedo male coi capelli, perché in famiglia non è che abbondiamo di capelli. Però se notate, loro... C'hanno i capelli sul mento, io ce li ho in testa. Cioè io alla fine non metto un cazzo in barba, però in capelli, più o meno. I'm honesty. Is it too late now to say sorry? Boh, mi ha sentito tutto il quartiere. Beh, ti è piaciuta? I mortacci tua. Ma che mi mettono la musica a palla mentre faccio i vlog? Cioè, è impossibile. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere, passiamo al Favi risponde, che è meglio, perché sta diventando strano. La prima domanda arriva da Michael Ronda, che mi chiede: registra un Vine in diretta. Vine, ok, datemi il telefono. Qua, quello di Stitch, quello stozzo, quello con la mazza da stozzo. Lo pubblico su Instagram, dove che fo? Ma sono solo famosa. Famosa? Sono sicuro che nessuno sono lasciato, abbandonato o crocifisso. L'ho messo adesso su Instagram. Il profilo ve lo lascio in descrizione, il profilo su Instagram. Non lo so, nel caso non mi seguiate, stalkeratemi. Cliccate sul il tasto stalkera sul mio Instagram, che così mi stalkerate. Perfetto. Allora ragazzi, nello scorso vlog avevo lasciato la Favi domanda, era: quali sono i fail
più grandi, qual è il fail più grande che avete mai fatto in tutta la vostra vita? E ne ho screenati un paio perché mi sembravano carini. Avevo promesso che li avrei letti, quindi li leggiamo. Allora, Lubaric, tanto bella foto, sei una gran figa. Uno dei miei tanti epic fail: l'ultimo giorno di quinta elementare all'uscita stavo piangendo come non mai perché non avrei mai più rivisto i miei amici. In lontananza vidi mia nonna, era venuta a prendermi lei e non la vedevo da un paio d'anni. Mi misi a correre e le saltai addosso facendoci cadere. Sfortunatamente colei a cui sono saltata addosso non era mia nonna, anzi, era pure un uomo. Ma come? La cosa che mi ha fatto più ridere non è tanto che non era la nonna, è che come hai fatto a scambiare un uomo per tua nonna? Io adesso non ho capito se è quell'uomo ad essere non tanto bello, oppure se tua nonna ha delle sorprese, non lo so. Vabbè, e mentre io piangevo, mia nonna, che era venuta veramente, mi abbracciò, mi prese per mano e ce ne andammo. Uffa, non so neppure il nome di quel signore. Guarda, secondo me si chiamava Amanda. Non lo so perché, come fai a scambiare per tua nonna, vabbè. Salvatore Ferro: ero in terza media e visto che quel giorno pioveva di rotto, mi aveva accompagnato mio padre. All'uscita, in mezzo al traffico, vedo un'auto identica a quella di mio padre. Allora faccio una corsa e mi fiondo sul sedile posteriore. Alzo lo sguardo e dallo specchietto noto questo signore che mi guarda e mi dice: scusa, ma chi sei? Sono scappato senza nemmeno chiudere la portiera. Questa l'ho scelta perché mi è successa la stessa cosa precisa. La stessa cosa. Non mi ricordo che macchina avesse mio padre, tipo la Bravo forse. Uguale, non avevo mai vista una in giro nel mio paesino del cazzo. Esco di scuola, entro in macchina e non era mio padre, era un altro caso, vabbè. Ilaria Bongiovanni: ecco i miei fail. E qui mi fermo perché questo è già un fail. E per concludere, ragazzi, ve ne racconto uno io perché ce n'ho anch'io, purtroppo. Ero andato in una specie di discoteca, non era una discoteca, era un evento enorme. Tipo le feste dove c'è talmente tanta gente che non riesci neanche a vedere in faccia quello che hai davanti. Stavamo cercando di incontrarci con il nostro gruppo di amici, io ed altri miei amici. Eravamo tutti dentro sto capannone, ci stavamo cercando. Noi per salutarci a vicenda, non ci prendiamo per il culo, ogni tanto ci facciamo tipo così, per tipo attirare l'attenzione a vicenda, ci mandiamo a fanculo. Da lontano vedo un tipo che era uguale a un mio amico, uguale, e gli faccio: Thomas! Questo qui, no, ovviamente non era assolutamente lui. Questo si gira, mi vede che sono così, e io non sapendo come reagire ho fatto tipo finta che non stessi parlando con lui. Ho fatto tipo: Thomas! Più a sinistra, come se stessi cercando di farlo a qualcun altro. E così lui si è rigirato, come dire: ah, non ero io. Che figura di merda. E questo è stato il mio più grande fail recente, mettiamola così. No, vabbè, ma non è... ancora. Ma basta. Vabbè, ragazzi, concludiamo sto vlog perché... prima di concludere passiamo alla fami domanda di oggi. La fami domanda di oggi è: siamo arrivati alla fine dell'anno, vi chiedo: qual è stato il video che vi è piaciuto di più durante tutto l'anno? Non valgono gli speciali, perché gli speciali, vabbè. Qual è stato il video non speciale più bello secondo voi? Personalmente, in questa settimana ho giocato un sacco di indie. Sono in questa settimana che reputo i migliori di tutto l'anno. Sono usciti alla fine, però sono usciti. Tipo Ben Ed, stupendo. L'anno scorso avevo fatto top spaventi horror. Stavolta forse faccio top indie, non lo so. Volete che faccia uno speciale top qualcosa? Ditemelo. D'accordo, ragazzi, concludo qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che sia piaciuto anche a chi sta mettendo le canzoni a palla da stamattina. E niente, ragazzi, come al solito, se il video è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook, come ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete divertiti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Momento in cui vuoi registrare un vlog, ma fuori dalla finestra c'è qualcuno che mette a palla la canzone Faccio After.